anche quest'anno il Salone di Ginevra ha dato prova di essere tra gli eventi automotive più ricchi di novità. La nostra preferita è l'Alfa Romeo Stelvio, primo modello rialzato della casa del Biscione, capace di offrire le stesse doti di guida della cugina Giulia. Il look è azzeccato, come raramente avviene, e con la versione marziana quadrifoglio da oltre 500 cavalli, il rischio è che le concorrenti tedesche ci restino davvero male. Rispondono a stretto giro proprio i tedeschi di Audi, anche se con un occhio rivolto al futuro. Ecco la Q8 Concept, un SUV ibrido dalle dimensioni imponenti e dalle prestazioni di un'auto da corsa. Il tutto con un'autonomia record, che se verrà confermata racconta di oltre 1200 km tra un PN e l'altro. Sempre in chiave concept, ma decisamente non troppo lontana dal finire in produzione, è la Mercedes AMG GT, che sotto monta un motore ibrido liberamente ispirato dal mondo della Formula 1. Endotermico e power unit fanno miracoli assieme, con una potenza complessiva che supera gli 800 cavalli. In casa BMW si completa la gamma della serie 5 con la versione familiare Touring. Il fiore all'occhiello è la capacità di carico, 570 litri senza giocare con gli schienali, mentre per quanto riguarda i motori avremo alternative da 4 a 6 cilindri, comprese le varianti X-Drive 4x4. Altra new entry arriva dai francesi DDS, che qui portano la nuovissima DS7 Crossback. Costerà meno di 30.000 euro e porterà in dote tutte le caratteristiche tipiche del marchio, esclusività ed eleganza in primis. Ma c'è posto anche per le utilitarie DOC, e qui la sorpresa più gradita arriva dai coreani di Kia, che sbarcano a Ginevra con la nuova piccola Picanto. Cresciuta rispetto al passato, migliora il carico portando la capacità del bagagliaio a 255 litri. Altra casa che si è data parecchio da fare è Peugeot, che lancia la Instinct Concept, sportiva ibrida da 300 cavalli, che fa della tecnologia la sua arma più affilata. Non solo gioca sulla guida autonoma, ma soprattutto è sempre connessa ai device di chi la guida, riuscendone ad anticiparne desideri ed esigenze. Claim lancia Parla Chiaro, la moda è uguale per tutti, lo stile invece è unico. È vero, suona come una sentenza di Cassazione, ma il concetto, anche se di giurisprudenza, è difficilmente contestabile. Da oltre 30 anni la Lancia Y vende, lo fa tanto e praticamente da sola riesce a far quadrare i conti di casa Lancia. Inseguire la moda non è più un suo problema, con un look che negli anni ha subito interventi visibili ma impercettibili. È così che ha lavorato sullo stile ed è grazie a ciò che ha venduto 65.000 pezzi solo lo scorso anno. Y è in qualche modo unica e vogliamo che continui a essere sempre più unica e permette di esprimere la propria personalità. Oggi è il turno della versione unica, ancora più votata dal pubblico femminile, da sempre il più affezionato alla piccola di casa Lancia. Si basa sull'allestimento silver, sul quale spunta la nuovissima verniciatura in pastello blue velvet, che va ad affiancarsi al rosso, al bianco e al grigio. E poi c'è la dotazione a strizzare l'occhio al rapporto qualità-prezzo. Sulla Y unica troviamo infatti 4 airbag, le SC con heel holder, il climatizzatore e i sedili regolabili in altezza. A muoverla ci pensano invece i compatti e collaudati propulsori di casa. I benzina montano il 1200 da 69 cavalli e il 900 da 85 con cambio automatico, mentre il diesel vede il classico multijet 1300 da 95 cavalli. Per chi usa tanto l'auto, non mancano poi a chiudere le varianti benzina GPL e benzina metano. La vita, diceva Balzac, è come la cucina, bisogna sporcarsi ma sbrigarsela con stile. Ed è proprio qui il mantra di questa esclusiva e folle Mercedes classe G 650 Loudlet by Maybach. Già, perché l'anima è quella di un'autentica classe G, che sembra letteralmente scalpitare per gettarsi nel fango e uscirne tanto sporca quanto orgogliosa d'averlo fatto.
ma qui c'è anche lo zampino dei ragazzi Maybach, il marchio più blasonato di tutto il firmamento Mercedes. E allora ok, ci si sporca, ma con una classe senza uguali. Il comfort è portato praticamente all'eccesso. All'interno i sedili non sono solo riscaldabili, ma anche massaggianti, mutuati direttamente dalla nobile zia classe S. La zona anteriore può essere separata da quella posteriore grazie ad un divisorio a scomparsa realizzato ad hoc per questa G650, creando così due ambienti indipendenti. Mentre sul tunnel centrale fanno bella mostra di sé tavolini ripiegabili e portabicchieri, ovviamente realizzati con i materiali più pregiati. Sono i passeggeri i veri protagonisti di questa vettura, con un passo che rispetto alle altre classi G è stato incrementato di quasi 60 cm, ottenendo un abitacolo degno di un'auto presidenziale. Anche il motore non nasconde velleità votate all'esagerazione. A muoverla ci pensa infatti un propulsore biturbo V12 da 6 litri di cilindrata per una potenza che tocca i 630 cavalli. La trazione, banale dirlo, è integrale, mentre a gestire coppia e potenza ci pensa la trasmissione automatica. Volete sapere quanto costa? Spiacenti, ma non è ancora dato saperlo, anche se sarà probabilmente in linea con il conto corrente di qualche Miro, che tra l'altro dovrà sbrigarsi per non perdere questo gioiello, che sarà realizzato in appena 99 esemplari.